Siamo in via Botticelli, i residenti di questo edificio protestano. Perché? Come è possibile vedere, c'è stato il prelievo dei rifiuti nella mattinata ed i cassonetti sono praticamente vuoti. Però a poca distanza c'è questo cumulo di rifiuti, guardate, una massa enorme di rifiuti gettati sul marciapiede che non è stata rimossa. La domanda che rivolgono i residenti è: perché gli operatori non prelevano questi rifiuti se hanno svuotato i cassonetti? Beh, non è che c'è chi deposita anche fuori orario e quindi praticamente c'è l'inciviltà dei cittadini, ma il deposito fuori orario che non viene punito non giustifica la presenza di questi rifiuti che erano qui già dalle prime ore del mattino, prima ancora che arrivassero i prelevatori per svuotare quei cassonetti. Allora, lei è uno dei residenti, chi è che lo sa? Elia Barbato. Elia Barbato non è l'assessore. Non è l'assessore, però si interessava, ciao Pirù, si interessava perché l'abbiamo fatto presente. Altri condomini hanno chiamato pure l'assessore, non lo so chi l'ha chiamato, sinceramente. E quindi? Io sono andato lunedì scorso, ho parlato con un certo signor Serpico. Lei è stato al comune il 19 di settembre a chiedere di risolvere il problema. È stato promesso. Ci saranno due siti di raccolta di rifiuti. A via Botticelli. Cioè, io non abito a via Botticelli. Io non abito a via Botticelli, però il mio appartamento a faccia a via Botticelli. Ecco, e se sentava puzzi, vado a girare la porta. Quindi le è stato promesso che si sarebbe risolto il problema. Ma fino a visto mo, che non si è risolto, cosa vorrebbe dire all'assessore se dovesse vedere il video? No, parli con l'assessore. Vedere alla rimozione, avrei chi ha da fa che lo fa, non lo so. Chi è che deve provvedere a rimuovere quella spazzatura? Chi appartengono quei contenitori di plastica? Perché il portiere che sta là, la raccolta la fa. La metto in duca un raccoglitore sul metallico che tieni, là passo la camera e sapi, ma chi li là che ha da pigliare? E che a chi appartengono?